Noi abbiamo avuto un trasferimento di 10 milioni di euro, alcune categorie erano già state individuate, sicuramente sono quelle che hanno avuto un danno non solo vigente ma che anche tutta l'estate hanno patito, come le discoteche chiuse, la filiera dei matrimoni, degli eventi, dei pubblici spettacoli, i trasporti turistici e i parchi tematici. Con queste risorse, con 2 milioni e 8, copriamo questa parte di imprese. Con 6 milioni di euro invece abbiamo deciso di creare un basket a disposizione dei confidi presenti sulle Marche per poter fare un contributo a fondo perduto per ricapitalizzare e patrimonializzare le imprese. Cosa significa? Che ogni imprenditore che vuole versare capitale sociale per migliorare il proprio rating con le banche, quindi poter accedere di nuovo a finanziamenti o poter ripartire dopo le moratorie, possa avere un contributo pari al 50% del versato. C'è un segmento di nicchia molto importante che riguarda tutta l'industria degli sport invernali della nostra regione, perché sono stati stanziati sempre nell'ambito di questi ristori stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive anche 4 milioni e mezzo sostanzialmente per tutte le attività connesse all'esercizio delle attività di scisti e quant'altro. Quindi un'azione importante che riguarderà sia ovviamente i compressori scistici fuori dal cratere che quelli del cratere, per i quali abbiamo ovviamente introdotto una metodica di verifica della perdita diversa da quella che era la stima della perdita 2020 rispetto ai 3 anni precedenti, perché come è noto c'è stato il sisma e le attività di quegli impianti è stata ridotta nella fase post-sismica.